le cascate, i frangozzi. Una gara, apri, apri, apri. What's the meaning? Apri. Apri, open. Basta poco. Basta poco. E su cassai. E su cassai. Grazie, che lo sapete. Tanto che ho usato qualche bicchiere in più, mi si è toccato un pezzo con una che si è scandato. Vedo un microfono. Pasqualino Boutique, ne abbiamo detto, Serafè. Pasqualino Boutique, Pasqualino Gallere, che abbigliamento pure per Serafino. Mi raccomando, Pasqualino, vieni qua. Allora ragazzi, io intanto, ciao, buonasera. Facciamo un blitz, come, ecco qua. Troviamo subito i nostri... A pasta enorme. Serafè, ma che meraviglia, guarda qua. E qui troviamo, poco Robina Power, cosa ne faccia, poco. Signori, sì, non ti preoccupare, intanto facciamo il punto della situazione, poi andiamo, fammi vedere un po' le persone un secondo. Ecco qua. La Calabria che lavora e che cagandano. E che... Ma che cante se facciamo sapere tanto sia che cante cantare? Ah, allora ragazzi, vieni. Vi ricordate l'anno scorso Franco Besignano, un giovane imprenditore lascia la sua terra, Besignano, e qua va bene? Ma perché un'unica ci vuole? Non li posso cacciare, però non posso abbassare il volume, gliel'ho già detto, fagli finire la canzone e poi abbasso. Ma sì, è tipo chi Robina Power al bar, zio, per fare quindi hanno la sago, però non ce l'hai, non mi pagare, no? Okay. Allora Franco, il sere del faceto si faccia una cosa, grazie, perfetto, grazie. Anche se c'è un minimo paccaro, no, c'è un minimo paccaro. Ciao, vieni. Fammi l'assistente. Allora, Franco Besignano è questa bella realtà. Lascia la Calabria, lascia Besignano, questo paese. E se veniamo oltre l'oceano. Io vi ringrazio per essere venuti e vi do il benvenuto anche quest'anno. Io mi emoziono perché poi vi dico nel mio locale. Saluto tutti i calabresi che ascoltano e guardano per mette signora. Zio, bene. Questa è Ivan Greco, la Pugliola. Salutiamo Ivan Greco. Pino Gigliotti però, senza offesa. Per mette signora. E auguriamo a tutti voi un buon Natale, felice anno nuovo e che tutti i malati possano guarire, tutti gli ospedali in Italia. Questo è molto bello. Allora ragazzi, poi andiamo lì per chi volesse fare il... Se il John, come si chiama? John Renato Zero. Renato Zero, se sta poco questo, se no ci caccio fuori il posto. Allora, ecco qui. Allora, la truppa è qua, e poi veniamo. Fallo sta fermo, ma per vedere. Ok. Allora, ragazzi, mi emoziono perché tu vieni qua perché ti mangio dei baci. Carol, l'anno scorso eravamo qua. E ci ritroviamo dopo un anno, si vede. Stai pieno di Diana, perché poi scambiamo una parola. Allora, il lavoro. Allora, il lavoro, hai toccato un tema molto importante. Il lavoro procede, come vedi... Benedica, giusto? Alla grande. Però non pensare che il lavoro c'è, i sacrifici si fanno, il lavoro è tantissimo, i sacrifici si fanno... però poi alla fine hai delle soddisfazioni importanti. Cioè, allora lo diciamo spesso, ma si lavora, scusami, ecco qua, escono i piatti, pizzeria, ristorante, qual è il problema? Senza il lavoro non si può fare nulla. Noi siamo stati coraggiosi a venire qui, è un po'... Ne so qualcosa io, andate a vedere questa... Vieni. Tu ne sai qualcosa, però... Ne so qualcosa perché... Quando l'anno scorso è stato, no? O venne fatto? L'anno scorso. Un anno scorso. Siamo stati a casa sua a cena
e la bambina, dov'è, dov'è? Gemmina, Gemma, Gemma, due anni fa, Gemma, noi atterriamo con l'aereo il giorno prima, lei atterra con il giorno dopo per fare questa grande scelta. La Gemma, quando mi vede in albergo, viene, mi si butta al collo e si mette bandeggia, perché aveva visto un... Ha visto una faccia conosciuta, no? Una faccia amica in un paese. Dove è andato adesso? Vabbè, questa è una cosa che mi emoziona sempre parlare. Questa è la cugina che si lavora. Allora, comunque intanto faccio i saluti a tutta la Calabria, all'Italia, facciamo i saluti, che è importante. Vai. All'Italia, in particolare alla Calabria, in particolare alla provincia di Cosenza, alla mia Cosenza, Bisignano. E niente, spero di tornare presto in vacanza naturalmente e di gustare i nostri prodotti tipici, che però riusciamo mo a portare anche qua. Abbiamo la pasta, abbiamo il pomodoro, abbiamo il pomodoro, abbiamo grandi cose. Grazie al tuo lavoro, grazie al lavoro di tante persone che stanno qua, riusciamo ad avere tanti bei prodotti che stanno andando veramente bene. Lui si è già emozionato, però questa cosa poi la chiudiamo a cappella. Mi devi fare solo un minuto, perché noi andiamo nei tavoli, perché domani facciamo questa chiusura proprio come ogni anno, no? Peggioretta, giovane imprenditore, la trona di Pane Bianco e di Rende, di Cosenza e Rende. Visto come quindi... ho detto prima, vengo in vacanza, bravo, quindi già entrata in ottica, non torni più. Ma è chiaro, questa è una terra meritocratica. Tino, tu hai tutti i filmati. Tu ti ricordi quella sera che siamo stati invitati a Bisignano esattamente 3 anni fa alla sua casa? Allora era un sogno, era un'utopia che lei venisse in Canada con tutta la sua famiglia. Siccome noi abbiamo conosciuto Francesco qua a Toronto e vedevamo i sacrifici che faceva, oggi, dopo 3 anni, anche nel nostro piccolo, con il nostro aiuto, dobbiamo dire che la famiglia è riunita, stanno lavorando seriamente e hanno un posto dove per venire a cenare o a pranzare devono venire positivamente. Perciò questo è sono grande soddisfazione. Pino Di Diano, c'è un grande lavoro sotto. Quello che dice lavoro. Pino, anche tu, dopo raccontiamo anche la tua storia dopo tanto tempo. Senza fatica, senza lavoro, non si ottiene nulla. Entrare e vedere questa sala piena è commovente. 3 anni fa tu sei stato... Sì, io ero presente. Io ti ripeto che dietro c'è tanto lavoro e tanta sofferenza e sacrificio. Tanta sofferenza e tanto sacrificio, ragazzi. Che sia chiaro che tanto sacrificio e tanta sofferenza. 3 anni fa noi eravamo qui a Toronto, e lui ci fece vedere questo posto che ancora era senza sedia, però voglio prendere una birra, noi ce la stiamo bevendo. Allora mi accompagni nei tavoli, senti, guarda, mi fai commuovere. Questa storia la raccontiamo perché è importante, abbiamo scritto questa cosa qua. Allora andiamo, ecco. No, io andrei, sì, andiamo da mare. Poi allora, per chi volesse fare, lo possiamo dire, lo puoi dire lì, per esempio, per chi volesse fare i saluti a Toronto, mi chiamano senza essere in bavente. Sì, io comincio con Mario. Allora, per chi volesse fare, basta che alzano la mano. Allora, ecco qui. La Calabria che lavora, lo diciamo qua. Vieni, ragazzi, vieni. Sì, lo so, tu dove sei? Il nostro... Ecco. La capanna punta, ecco qui. Ragazzi, saluto. Io non che tubo, compra. Pasquale Pallere, saluto. Aspetta. La Calabria che lavora, voi lo conoscete, questa grande, straordinaria azienda che si chiama Mario Polpendestri. Quante case vendi all'anno? Possiamo dirle se un altrimenti... Devo alzare però un po' così. La signora, abbiamo un ragazzo, un giovane imprenditore che è ingrassato finalmente. No, non giudichi, che sto scherzando. È dall'anno scorso, è da ieri che sto giocando. Mario, da quanti anni sei qui a Toronto? Saluti ragazzi. Ciao. Tutti, buonasera, salute. Sorry.
Sembra che è stato l'altro ieri che ti sono incontrato, è passato un anno, immagino un pochettino il tempo vola. Quanto tempo qui in Canada? Oltre 50 anni, però sono sempre calabrese, anzi più calabrese che canadese. Possiamo dirle una cosa importante, quante case vendi all'anno? Ah, vendiamo qualche casetta, molto niente. I tassi poi aumentano. Se no altrimenti ci fanno. Questa è la gabbia che lavora, ragazzi. La signora, la sua moglie. Mimma, saluta, saluta a tutti. E ragazzi, voglio un pantalon pieno. No, io sono nata qui, sono della Sicilia. Ma mi piace molto la Calabria. Sono stato parecchie volte. Una bella forza, questa Calabria che lavora, questa Calabria che con dei sacrifici mettiamo un pochettino di soldi da parte per venire in Calabria, sì e no. Ogni anno, massimo ogni 2 anni. Auguri. Grazie. Auguri ai vostri parenti. Okay. Allora ragazzi, poi passiamo. Tony, tu vuoi fare un calcio saluto? Abbiamo fatto già altro saluto. Buonasera a tutti, di nuovo. Grande amico, grande passione per questa bella Calabria, per la sua rende. Rende Calabria. Non mi fatto la medicina se non ti fa male poi. Saluto, facciamo un brindisi. Allora, per chi volesse fare gli auguri, se no facciamo una panoramica per tutti. Me la inquadra la mia sorellina, la mia nipotina, che mo vengo. Allora, mi pare di aver capito, ragazzi, auguri di buona... Ci siamo visti, non mi ricordo dove, però a Toronto. Tu sei di Reggio Calabria? No, sono io di Sant'Onofro Calabria. Sant'Onofro Calabria. Sì. Tutti di Sant'Onofro sei? Sì. No, chi sono i amici miei? Sono di a Germania. Ah, quindi sono venuti qua per le vacanze? Sì. E mo sono passato di qua, facevo un pranzo a Niti con tutti gli amici qua. A chi vuoi salutare? Voglio saluto un cugino mio, Assunta, e un amico mio, Giuseppe Guttà. Tanto saluti e buon Natale se non parliamo. E basta, insomma. È più bello fare che arrivano i saluti via etere, via cavo, no, cavo una volta, via. È sulla satellite. Grazie. Allora ragazzi, buonasera, volete fare i saluti alla Calabria? Niente, che sono venuti proprio niente. Allora, una faccia conosciuta, un viso conosciuto. Ragazzi, ma dà fastidio l'audio? È perfetto, Giuseppe. Allora, lui lo conoscete già, allora, siamo conosciuti come? Dì. L'abbiamo conosciuto sul web, ho visto molte volte a Zuppino e lo volevo conoscere, allora quando ho saputo che è arrivato subito sono andato a Monte Carlo Wayne, ho parlato con Francesco per andare passare una giornata insieme. Allora, via internet gli è piaciuta questa trasmissione? E qui tutti i parentesi, tutti amici. La sua moglie, venga qui, venga. Sì, Friulana, Friulana, portala qua. La Calabria, Friuli. Cosentino. Proprio di Cosenza. E Cosenza come ti chiami? Moretti, cognome. Moretti, sì. Ma barbiere? Sì, Francesco. Ha visto? Francesco, è morto però. È morto Francesco? Sì, il cugino mio, primo. Barbiere? Sì. Ragazzi, qua, capito? Il mondo del paese. E tu che lavoro fai? Io vino roba di, come si chiama? Fabbrica. Fabbrica? Sì. Ah, le spezie. Spezie. E come cambia? Come cambia? Fabbrica che è fabbrica. Fabbrica, dove ti fai? Io non vendo. Io sono del Biscopio. Vibo Valenzi, Biscopio, voglio salutare tutti i paesani miei, i miei zio, mio zio Antonio Fiorillo, lo schiavo Michele, lo schiavo Giuseppe, lo schiavo Paolo. Vabbè, lo schiavo Ananna che è morta e la sopra. Lo schiavo Rosa, lo schiavo Domenico,
Tanti schiavi. Tanti schiavi. Tanti schiavi. Ah, nonna è morta, poi salutiamo il nonno. Che lavoro fai qua? E Mosè ci ha liberati qua in Canada. Siamo tutti liberi. Gli schiavi, zio. Io sono venditore di ceramica. Bravo. Bravo. Il cognome? Lo schiavo. Che lo schiavo? Si chiama lo schiavo. Quindi friulana. Ah, friulana è qua. Muoviti con una cosa, vi dico. Ti svelo una cosa. Va bene, va bene. La mia prima moglie era di Pordenone. Pordenone, Udine. Udine, Pordenone, sono tutte belle. Tutte belle, hai visto? Ma l'hai trovata proprio qua, una dei... Hai messo anche una sora, una cugina. C'ha due sorelle, sono pigliate. Ragazzi, facciamo questa cosa bella. Voi invece siete tutte friulane. No. Molisane, Molisane, Molisane si mangia bene perché Molisane c'è anche la chi c'è? Divertitevi. Facciamo un brindisi, aspetta. No, la mia è là, la mia è là. Ecco, la mia è là. Ecco. E pagando che cosa bene? Io là. Lui è maestro, è maestro e vende anche a casa, vende anche a casa. Ma lo sai che è molto bello lei, come la signora Lex è moglie la mia. Scusami Carmen che è la mia prima moglie. Allora. Questo ma sono delle vino come fa un brindisi. Questo vino è bello fino. Voglio dedicare questo brindisi a Pietro, Serafino e lo Zuppino. Grazie. Gli dèi hanno sete. Andremo a New York, questo lo diciamo. Per sicuro, non aspettare a New York, siamo già pronti. Il sindaco Blasi in aspetto a New York. Ragazzi, bella sinergia, grazie. Aspetta, un d'Africa però. Buonasera ragazzi, potete fare gli auguri, saluti a tutti. Buonasera, vabbè, facciamo così un saluto a tutti quanti. Siamo... Guarda la cosa bella. Ma tu sei? Allora, per chi segue il nostro programma, la mezza Toronto, Toronto la mezza, Toronto... Tu sei 5 anni fa, Simone. Sì, ci sono visti. Un'intelligenza calabrese, adesso non sei. Ora vabbè, sono in maternità per la bimba. Lidia. Rizzuti. E lui dov'è? Lui ha origini pure italiane. Molisano. Che fai adesso? Lei vince una... mi deve fare un minuto la storia. Allora, ho vinto una borsa di studio offerta dall'università... Di Rende. Dell'Università della Calabria, sono andata qui per 6 mesi. E poi ho vinto un'altra borsa internazionale offerta dal governo canadese. E quindi dopo sono rimasta alla McMaster University a lavorare. Che bello. Quindi tu hai sentito, che hai ascoltato questa cosa che eravamo noi qua e sei venuto? Sì, ho visto su Facebook, e quindi ho detto ti vengo a salutare. Dove vieni in Calabria? Vieni però, Sì. A cavarci. Come si chiama la bambina? Chiara. Ma non è che si sente ciò? Chiara, sì. Che lavoro fa il suo marito? Lavora per Bell Media, Bell Canada, CP24, anche lui nella televisione. Ma la televisione, che meraviglia. Vuoi fare gli auguri ai tuoi? Sì, tanti auguri. Tua sorella, tu hai una sorella. Sì, Valeria. Sì. Vabbè, ci vedremo fra poco in Italia, per Natale siamo lì, quindi un saluto a tutti. Scusa, tu fai le prese e guardi là. No, zio Pedro. Ma scusa, tu stai guardando qui e guarda la camerina. Non è vero, zio Pedro. Ivan Greco, gentilmente come diceva, si stipende, stai guardando la camerina, stai guardando. Non è vero. Un bacione, grazie per la... per la tua compagnia e per la tua grande famiglia, grazie veramente, auguri. Ciao zio, bella, ciao. Andiamo verso, se qualcuno... Aspetta, che si sa tutto, sa tutto. Grande esperienza. Oh, bravo. Saluti a tutti i lametini di tutto il mondo, non solo di Lamezia, di tutto il mondo. Che siamo nel mondo. Siamo tutti insieme, ma tutti del mondo, sì. È bella questa cosa perché hanno visto il nostro post, è su Facebook, e quindi caro Franco, la gente, vabbè, viene sempre, però anche per fare gli auguri e i saluti veramente molto bello. Henry Signore. Bene, scusa. Maria. Aro Prosio, che ne va male. Aro Prosio, tu dico, no, Aro Prosio.
Ragazzi, io direi buona. Vado a fare gli auguri. Guarda quanto è bello, guarda qua. Che meraviglia. Come si chiama? Saluta gli zii e le cugine. Dove siete? Della Mezza Terme. Ragazzi, la Mezza è bellissima. Reggio Calabria, Reggio Calabria. La Calabria comunque, la Calabria è bella, che lavora. Falvo. Peccato che non c'è Franco, perché tu lo sai. Quindi ci seguite con grande gioia, Reggio Calabria. Scusa, ti puoi girare un momento? Non sei così brutto, io la miseria, no, no. La Calabria è una sola per me, Calabria è Catanzaro, La Mezia, tutta la Calabria è bella, giusto? Che lavoro fai? Io, nulla tenente. Nulla facente. Ha colto portafoglio. Faccio non fare, vanno? Però non capo con me. Ok. Ragazzi, buone feste. Auguri veramente per. Ma dimmi che abbiamo quasi finito. Pietro se ne va. Sono biechi, vabbè. Quindi. Ancora auguri a Falco, a Franco Falco. Il figlio lavora all'aeroporto, è il comandante dell'aeroporto, capito che non è? Come si chiama tuo padre? Diglio. Giovanni. Signatelo Giovanni Falvo quando siamo qui. Lo conosco molto bene. Grazie veramente, grazie veramente. Allora. Beniamino Policicchio. Policicchio, vuoi salutare tutto quanto al lago Cosenza? Aspetta, non devi sì. Vuoi salutare tutto quanto in lago Cosenza, mio amico Tonino Muto, Roberto Baroni, Carmelo Mazzucca, Chico Ciardeno, mio zio, mio amico, grande amico di mio padre, Chico Rocco. Ti saluto tutto quanto al lago e ci vediamo a agosto tutti gli anni, per 22 anni sto venendo al lago. Ti saluto tutti quanti, cugini, tutto quanto. Grazie assai. Ecco l'emozione. Il lago, ma tu sei paese di Roma, Roma lo grò. Io Roma lo grò, sono paesano. E domani sera vieni da Roma, giusto? Vengo da Roma domani, c'è Carmeluzzi, mio paesano. Noi abbiamo disturbato questa bella musica di queste due professioniste, però 7-8 minuti e poi ci andiamo, belli, bravi. E certo, assolutamente sì. Due grandi professionisti della musica, abbiamo dovuto pregare questi nostri amici per abbassare la musica. Vengo da questa parte e poi ci vedo un bel pezzo, così finiremo in bellezza quest'altra puntata. Tu sei di? Di Uria, Sellia Marina, provincia di Catanzaro. E io, mia figlia ed io volevamo salutare tutti gli amici di Uria, appunto tutti gli amici di Sellia Marina, e i miei cugini, zio Roberto, Berto e tutti quelli del bar di Rizzello, e salutare con amore proprio tutto il nostro paese riunito, va bene? Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Da quanto tempo vivi qua? Io sono qui da 16 anni, le mie figlie mi hanno raggiunto da un anno, che vivono con me. Virginia canta insieme a me e si occupa di personal training. E Ludovica l'hai già vista qui in mezzo ai tavoli. Ma parla italiano? Sì. È bella questa presenza in Canada, a Toronto, è importante perché dà delle occasioni di lavoro, dà delle possibilità. Certo. Ti trovi bene? Sì, sì. Sempre la domanda che facciamo, vorresti ritornare in Calabria? La verità mi devi dire. È meglio qua. Perché però il cuore ce l'hai. Allora noi facciamo queste 7-8 minuti di ripresa, quando manca ancora? Un minuto e mezzo. Cioè. E finire la puntata. Ma tu mi frighi i minuti, scusa. E allora io finirei questa, poi magari ne facciamo un'altra. Diamo uno spazio alla loro bella voce, due artisti calabresi nel mondo. Grazie veramente. Finite questa. Scusate la interruzione. Grazie a voi. Divertisci. Un piacere. Ed è pure bene. Ok, vai. Grazie. La più mara chi lavava. Calabrisella mia, occhi scuri. E mentre appassionata mi guardava,
calabrese la morire mi fa. Te la posso dire una cosa? Un ingrasso, un ingrasso. Tutta sudata, la può venire. E di sicuro mannata spizzo che entra. Acqua non si mi dura per la via.